Sicuramente per noi ormai, non solo per noi amministrazione, ma per la cittadinanza, il 19 gennaio rappresenta una data importante, un momento di incontro importante, dove oltre alla memoria e al ricordo continuiamo a ribadire quello che è importante per Miss in Mary e quello che è importante di Miss in Mary oggi più che mai è dire no alla mafia, no ai comportamenti mafiosi e cercare nella responsabilità di noi adulti educare i nostri figli in un percorso sempre più legato alla trasparenza e alla legalità. Oggi era doveroso venire qua e festeggiare virtualmente il compleanno del consigliere Chinnici, anche se non c'è, ma non è mai morto e noi, ecco, la presenza di tutta questa persona facciamo in modo che rimanga sempre in vita. Se oggi fosse vivo, una parola. Se oggi fosse vivo, qualche cosa, come vanno le cose adesso, sarebbe un po', si può dire, incazzato, sì. Qualche cosa sarebbe un po' orgoglioso perché i suoi insegnamenti lo hanno portato avanti dei grandi magistrati, non faccio del nome a caso, ma lo sappiamo, Falcone e Borsellino erano i suoi allievi, quindi su questo sarebbe stato molto soddisfatto. Per altre cose, come vanno le cose, forse un pochettino meno, ma la vita è questa, quindi va bene così. Miss in Mary, dove è nato Rocco Chinnici, e ha dato i natali Miss in Mary a questo grande uomo, e questo cortometraggio ci sta dando molte soddisfazioni perché lo sta facendo conoscere, e indirettamente sta facendo conoscere Miss in Mary in tutta Italia. È stato al Giffoni Film Festival, adesso andremo a Milano, siamo stati veramente ovunque, quindi siamo molto contenti. Miss in Mary è il posto dove sono nato, cresciuto, e quindi io penso che ognuno è affezionato al posto dove nasce e cresce. Miss in Mary poi è particolare perché la vicinanza con la città l'ha fatto sempre vivere come un paese, ma nello stesso tempo un paese che è quasi una città, perché noi da Miss in Mary andavamo subito a Palermo. Per cui, insomma, nel bene o nel male tutto quello che forse ho fatto ha origine a Miss in Mary. Ricordare e riproporre a tutti i cittadini e soprattutto ai più giovani un modello di impegno, che oggi è estremamente valido, estremamente attuale. Rocco Chinnici ha lavorato per contrastare la mafia, per restituire a tutti i cittadini veramente la vera libertà, la libertà di spendersi, la libertà di lavorare sul proprio territorio, la libertà di vivere senza l'oppressione che purtroppo per troppo tempo è stata la mafia sul nostro territorio. E allora questo tipo di impegno, l'impegno per la legalità, l'impegno per la giustizia, l'impegno per il rispetto dei diritti, è un modello sicuramente estremamente attuale che va portato avanti. La lotta alla mafia va nel segno della legalità, ma mi piace immaginare e dire che va nel segno soprattutto dell'esempio e del ricordo. Esempio e ricordo che restano vivi, come nel caso di Rocco Chinnici, e che vanno proposti come momenti di riflessione soprattutto alle giovani generazioni. Non una festa quindi, ma un'occasione di riflessione collettiva, un'occasione per rinforzare il valore e il senso della lotta alla mafia, ma anche per rinforzare e sottolineare il senso e la direttrice di marcia di una istruzione, di una formazione che guardi ai giovani come la speranza del futuro.